Gianni Poncet, primo cittadino di Sestri, questa sera presente qui al Teatro Sociale di Alba per la presentazione della tappa Alba Sestri, tappa che sarà sportivamente bellissima e interessante perché darà la vittoria finale sostanzialmente a quello che è il Giro d'Italia di quest'anno. Sicuramente sì, ce l'auguriamo tutti, ma credo che i 5.000 metri di dislivello saranno veramente il trampolino finale per il vincitore della maglia rosa. E sicuramente ripercorrerà la mitica Cuneo-Pinerolo, Italia-Francia, e i corridori avranno modo veramente di cercare la vittoria finale attraverso i colli mitici di Fausto Coppi. Che rapporto è nato, che legame è nato tra Alba e Sestri, al di là del fatto che una è la partenza e l'altra l'arrivo, ma ho visto anche nei momenti così di fine serata, di preserata, c'è già una bella amicizia. C'è una grande amicizia, sono certo che le due perle, questo territorio, l'Angheroero e le Montagne Olimpiche, debbano lavorare insieme a livello mondiale per il turismo, perché veramente chi soggiorna in Piemonte a livello turistico, sia invernale che estivo, possa visitare entrambe e veramente essere uno la spalla dell'altro territorio e effettivamente valorizzare le potenzialità delle Langhe Roero con quelle delle Montagne Olimpiche. Oltre a questo, già lo scorso anno è nato un gemellaggio col momento della Fiera del Tartufo fra questo territorio e le Montagne Olimpiche, che si è concretizzato con la gara di Coppa del Mondo di sci. Al di là del discorso climatico, che fascino può avere un Giro d'Italia che sarà vissuto in un periodo inusuale, no? In un periodo che nessuno, insomma, ci si aspettava fondamentalmente? A livello ciclistico sarà epico, secondo me, perché le strade sono asfaltate, ma con una giornata magari un po' balorda diventa veramente similare alle tappe di Coppi. Dall'altra parte, per noi è veramente un attu importantissimo, perché potremo lanciare la stagione invernale a livello mondiale.